Eccomi qui, buongiorno, oggi 28 settembre, è anche il compleanno di mia moglie, quindi approfitto per fargli gli auguri. E raga, io non ce la faccio ad assorbire questa questione, questa storia di mafia capitale, della bufala di mafia capitale. Non ce la faccio non emotivamente, perché io poi sono uno che ammortizza bene, nella vita ha lottato tanto. Ho avuto alti e bassi, mi sono sempre ripreso, quindi non sono uno che mi butto giù facilmente. Sono uno che non ci sta alle ingiustizie, e questa proprio non riesco a mandarla giù. Io non riesco a capire quando il comandante delle operazioni dell'Ellis, maggiore dei ROS, dei carabinieri, viene in tribunale come teste e dice che lui non ha mai ravvisato reati a 416 bis. Ma santo è Dio, ma se lo dice quello che ci ha indagato per 3 anni, ci ha intercettato, ma come cazzo fanno sti magistrati a dire no, o dice lui, ma le accuse le facciamo noi? E su quali basi? Su quali scorte? Sulla scorta di quello che ti ha dato dell'Ellis? O no? Ma come cazzo fanno? Beh, scusatemi, ma io. Ma è incredibile! Arriva Cantone, presidente dell'ANAC, anticorruzione nazionale, il quale dice che a Roma, con le loro indagini, non hanno mai ravvisato reati a 416 bis. Lo ha riconfermato anche adesso, in un convegno fatto l'altro ieri, il 26-9. Non ha chiamato mafia capitale, ha chiamato corruzioni. Ma neanche corruzioni. Ha detto che a Roma c'era un sistema dove nelle amministrazioni comunali si passava da rinnovo a rinnovo senza andare a gara. Ma per tutti, non per la 29 giugno, per tutti. E allora che erano tutti mafiosi? Gabrielli, al processo, ha detto che se fosse stata mafia avrebbe commissariato Roma. Ma com'è possibile? Io non guarda, è incredibile questa storia. I reati sono del 416 bis, dice Vignadone. E grazie, tutti i reati sono del 416 bis. Anche il furto è 416 bis se viene fatto in un contesto mafioso. Se lo fa un mafioso un furto, è un furto di mafia. Capite? Che vuol dire reati sotto il 416 bis? Ma non mi fate ridere, per favore, su! Mamma mia! Ma io dico, ma guarda che. Ma. Vabbè, va, se no dovrei offendere. Vabbè, raga, no, non c'ho problemi, eh. Sto tranquillo e sto in santa pace, tranquillamente. Perché io sono sicuro di quello che ho fatto, quindi non temo nessuno. È che mi dà fastidio l'ignoranza, mi dà fastidio questo modo di portare avanti le cose per forza, perché se hai sbagliato, caro amico mio, ho sbagliato. Qual è il problema? O te serve sta mafia? L'hai trovata la mafia Roma su Anzio, su Ostia, e basta, no? Ma che stiamo a fare? Ma dal droghiere andiamo a comprare sta mafia, mo. Va bene? Grazie amici miei, tranquilli che sto a posto. Buon sabato.